Benissimo, ecco Matteo, benvenuto e diamo il benvenuto a tutti i nostri ospiti. Piano piano li accogliamo. Buon pomeriggio, Matteo. Buon pomeriggio a lei, Giovanni, grazie. Eccoci qua. Ecco Steve, alcuni collaboratori e alcuni già ospiti. Buon pomeriggio Stefano! Hello, good Ciao, afternoon. buon pomeriggio Hi. Milan! Buon Hello! pomeriggio. Hello, everyone. Hello! Hello everyone! Buon pomeriggio anche a la dottoressa Occhipinti che tra un po' ci raggiungerà con la webcam. Ora è in arrivo Sì, anche la dottoressa. proverò, buongiorno a Eccoci tutti. qua, buon pomeriggio! Grazie, problemi di connessione, se mi vedete Benvenuto. sparire. Ah, certo, va bene, certo. Cioè, razionalizziamo, ottimizziamo le risorse. Benissimo. Ci ha raggiunto la nostra coordinatrice Susanna Martoni Salve. e la dottoressa Occhipinti. Buon pomeriggio, Buon Susanna, e buon pomeriggio anche a pomeriggio. Caterina. Buon pomeriggio. Eccoci qua e vorrei dare anche il benvenuto alla dottoressa Vicario, che vediamo solo in uno screenshot per ora, che preghiamo di accendere, attivare se desidera la webcam. Ok, quindi bene, ecco, eccoci qua. Bene. Ok. No, no, ma non è necessario attivare la webcam. Se desidera, dottoressa Vicario può rimanere così, in attesa e può ascoltare la presentazione senza l'utilizzo della webcam. Quindi se ha pianificato di partecipare all'incontro è benvenuta. Anche con la webcam non accesa. Gradualmente diamo il benvenuto ai partecipanti. Prima di iniziare, la dottoressa Matteo. Buon pomeriggio, dottoressa Matteo, benvenuta. Se desidera può anche avviare la webcam. Comunque, quindi ricordando appunto che è un incontro. Scusate, buonasera, grazie. Prego, prego, benvenuta di nuovo. Ci raggiunge Brenda Gutai da Šamorina, Milan, dalla Slovacchia, from Slovakia. So, Milan, l'ingegner Žateski è slovacco, quindi come appunto Brenda, che ora non vediamo, ma è slovacca e ungherese. Benissimo. Dottoressa Matteo, benvenuta al nostro incontro. Bene, bene. Io so che immagino alcuni ci raggiungeranno, ecco, è un momento di presentazione delle nostre attività formative, del nostro nuovo centro di formazione innovativo. Ci raggiunge l'avvocato Tezzi, il nostro avvocato di riferimento. Eccolo qua, Maurizio Tezzi. Piano piano, dottoressa Merlo, eccoci qua, per poter registrare questo incontro e la nostra proposta formativa e poi ascoltare tutte le vostre domande, curiosità, chiarimenti in merito. Eccoci qua. Allora, buon pomeriggio, dottoressa Merlo, Michela, benvenuta. Ora non l'ascoltiamo, a breve l'ascolteremo. Bene. Ok, allora io direi di iniziare questo nostro incontro dedicato all'apertura del nostro centro di formazione innovativo. Cercheremo di trasmettere, condividere con voi quello che è un aspetto veramente innovativo
nell'ambito della formazione e che riguarda la nostra piattaforma e soprattutto il ruolo centrale dello studente, del discente, nell'ambito di un percorso formativo in cui lui ha piena autonomia, guidato appunto da un tutor o da un'insegnante, piena autonomia di studiare quello che a lui piace, quando vuole, con chi vuole, dove vuole. Ok, quindi vi preannuncio che ci saranno vari interventi in varie lingue. Io lo terrò in italiano, ma avendo uno sfondo in lingua inglese, quindi per permettere agli anglofoni, magari come l'ingegner Jateschi, che ora capisce ben poco, ma capirà dall'inglese, quindi dalla versione inglese, e farà il suo intervento in inglese. Quindi poi magari diciamo, gli speaker che mi seguiranno parleranno in diverse lingue straniere, diverse da quella italiana. Ok? Benissimo. Allora io direi di iniziare questa nostra, di condividere con voi il sito internet direttamente. Quindi il sito internet dell'Accademia Internazionale, la quale fa parte dell'Universo Italia. Quindi vado ad aprire la pagina web, eccola qua, e andiamo proprio con una presentazione, diciamo, per punti, no? Per sezioni. Va bene, se, anche per essere sintetici. Quindi la mia presentazione è prevista, diciamo, in 10 minuti di tempo, quindi cercherò di essere sintetico. Allora, vi voglio guidare attraverso questo processo, questo viaggio non solo nella lingua, ma nella cultura italiana soprattutto. Ok, allora, qui nella prima pagina, andiamo nella pagina di presentazione dell'Universo Italia, che in sostanza, ecco, scegliamo la parte in inglese, come vi dicevo, la parte in inglese. Quindi, in sostanza, racchiude tre attività fondamentali, ok? Education, Services and Italian Culture in the World. Quindi formazione, servizi e cultura italiana nel mondo. Ok? Qui nella prima pagina troviamo i valori che scorrono nel nostro DNA. Quindi, diciamo, distinto in un video che avremo il piacere di condividere alla fine, creato dal dottor Piazza, nostro partner strategico e consulente all'interno dell'Accademia, non solo sono lettere, ma sono valori importanti, parole, quindi universo, quindi i valori scorrono nel nostro DNA aziendale, cioè universo, quindi unicità, non competitività. Intercambiabilità, quindi all'interno dello stesso progetto si possono svolgere più ruoli all'interno di più team, quindi non si è incastrati in un team, in un progetto, in un'attività, ma secondo le nostre multi intelligenze, mu le, ca ca le nostre capacità, possiamo anche operare in altri settori, quindi della consulenza, del tutoraggio, della formazione, della didattica e dell'internazionalizzazione delle imprese. Quindi la visione, condividiamo una visione comune, c'è equità all'interno dell'azienda, tutti vengono trattati nello stesso modo, me compreso, ok? Quindi il rispetto reciproco, il supporto reciproco, l'organizzazione del lavoro. E qui arriviamo all'Italia, quindi l'innovatività, il talento, l'ambizione, la leadership, l'inclusione e l'altruismo, no? Bene, qui si distinguono i nostri valori. Passiamo alla seconda sessione, la visione e la missione, che è sintetizzata in queste parole. Quindi la nostra visione è quella di creare un centro commerciale digitale che possa offrire una formazione innovativa di lingua italiana, solo di lingua italiana, che promuova la cultura italiana, che promuova prodotti certificati italiani, quindi che noi conosciamo benissimo, DOP, DOC, G, STG, eccetera, che promuova delle vacanze costruite ad hoc sulle esigenze dei nostri studenti stranieri, che promuova anche il vivere in Italia. Vivere significa non solo andare in hotel e pernottare, ma comprare un immobile in Italia. E grazie all'avvocato Maurizio Tiezzi, che è qui presente, aiutare le aziende italiane nei loro processi di internazionalizzazione digitale.
Ok, perché di questo si parlerà più in avanti. Ok, quindi le aziende italiane che vogliono concludere dei rapporti di lavoro commerciali con le aziende straniere che vogliono acquistare i prodotti italiani o importarli, hanno bisogno di un avvocato, di servizi legali per chiudere degli accordi commerciali. Di questi se ne occupa lo studio dell'avvocato Tiezzi. Ok, quindi è tutto questo centro, nella sostanza, tutto questo centro commerciale digitale che offre tutto ciò sarà e dovrà essere accessibile non solo dalle aziende, ma da tutti i semplici consumatori come me, come voi, di tutte le parti del mondo. Quindi chi approccia l'universo Italia si trova in un universo di opportunità, in cui decide di poter studiare, di formarsi, di perfezionarsi come insegnante o come traduttore, ma allo stesso tempo di fare delle vacanze in Italia, comprare il cibo certificato italiano, andare a prenotare magari un soggiorno in Italia o acquistare un immobile attraverso quelli suggeriti dal nostro network. Ok? Quindi semplicemente qui trovate appunto la visione. Qui trovate anche delle informazioni, la storia dell'Universo Italia, la storia appunto dei rapporti tra l'Italia e la Slovacchia, istituzionali o meno, di tutto ciò che sono gli eventi realizzati dalla società Italians Consulting. Vedete appunto dei documenti, il Festival Internazionale dei Giorni dell'Amicizia Italo-Slovacca, tre edizioni, tanti altri progetti strategici appunto economici, commerciali, di cooperazione anche culturale tra le università italiane e slovacche. Trovate tutto ciò qui, queste informazioni, ok? Dopodiché arriviamo alla presentazione del nostro nuovo centro di formazione. Ok, quindi Online Academy, qui trovate in questa sezione qui trovate delle informazioni importanti sull'offerta didattica e formativa completa che offre l'Accademia. Questa offerta è presente in ben 29 lingue, così come la vedete è mutuata in 29 lingue. Quindi trovate cosa offre l'Accademia, il centro di formazione. Innanzitutto voglio chiarire una cosa molto chiara, perché ci sono molte piattaforme in giro, come ben sapete. Noi non siamo una piattaforma, noi siamo un centro di formazione e di perfezionamento della professione, che utilizza una piattaforma che vi spiegherà benissimo il dottor Tirelli, che è responsabile di questo progetto di promozione della lingua e della cultura italiana attraverso il tutoraggio individuale di gruppo. Ok, quindi non siamo una piattaforma, l'ho preciso, ma utilizziamo una piattaforma che è stata creata da noi per supportare tutti gli insegnanti, i traduttori, gli studenti, i tutor e formatori di lingua italiana nel mondo. Ok, quindi, ma cosa offriamo attraverso l'utilizzo della piattaforma che sempre accompagna sempre questa formazione? Troviamo delle lezioni individuali con l'utilizzo della piattaforma, oppure corsi di gruppo, tutti tenuti esclusivamente da insegnanti certificati con dimostrata esperienza formativa e di lavoro madrelingua. Quindi nell'Accademia Italiana per stranieri non insegna nessuno straniero la lingua italiana. Penso di essere molto semplice e chiaro, no? Per evitare, no, un domani, no, dei possibili fraintendimenti. Quindi da noi i bravissimi insegnanti stranieri italiano, qualificati, laureati, fanno i tutor, ma non insegnano la lingua o la cultura italiana. Ok? Poi c'è l'italiano per il lavoro, quindi io da tanti anni tengo corsi di italiano giuridico nel mondo per i professionisti, avvocati ed altre categorie nel mondo. Quindi da noi, iniziato il viaggio, quindi partendo da un livello A1, noi diciamo consideriamo tutti i livelli, ma partendo da livello A1 arriviamo al livello B2 per quanto riguarda le conversazioni. Dopodiché ci si può specializzare, perfezionare con il linguaggio specifico. Quindi il nostro centro di formazione accoglie diplomatici. Ripeto, non per essere diventare diplomatici, cioè specifico, non ripeto, ma per i diplomatici che sono già diplomatici, per i professionisti dunque, che sono già cantanti lirici, avvocati, giuristi, economisti. Quindi è un centro di formazione per professionisti, non per chi lo vuole diventare un professionista. Dopodiché ci parlerà bene, ci presenterà bene la piattaforma e l'opportunità del tutoraggio, di studiare attraverso il tutoraggio.
il dottor appunto Tirelli Matteo, ok? E qui c'è un progetto che prevede che tutti gli insegnanti e i tutor da noi formati possano offrire formazione attraverso 10 settimane che dedicano ai loro studenti. Ok? Quindi qui trovate tutta l'offerta formativa che prevede anche la possibilità di studiare non solo la conversazione, ma separatamente, non insieme, la grammatica attraverso dei workshop di grammatica al 100%, workshop al 100% di grammatica. Qui non c'è una parola di conversazione, si fa pratica su come imparare la grammatica. Mentre gli studenti vogliono imparare la grammatica, ci sono dei professori, pardon, prima di avere i professori mi dovete scusare, mentre vedete i nostri studenti iniziano a un livello A1 per arrivare a un livello B2, vorranno perfezionarsi fino ad arrivare a studiare l'italiano come lo studierebbe un italiano, cioè ad avere delle storie di cultura italiana, diciamo, a iniziare un viaggio, un percorso nella cultura italiana. Significa che loro potranno frequentare una lezione della dottoressa, la nostra coordinatrice, la dottoressa Caterina Maiocchi, storico dell'arte, insegnante di storia dell'arte, ecco, che terrà una lezione di cultura italiana, di storia dell'arte, magari un corso di gruppo, quindi per studenti che hanno già un livello dimostrato, che hanno superato il test di grammatica B2 e che sono in grado di recepire il linguaggio della storia che si usa in un testo o in una lezione di storia dell'arte. Quindi facciamo lezioni di cultura italiana in questi settori precipui, diciamo anche in altri settori, ma soprattutto i settori che riguardano il cinema, la cucina, la letteratura, la moda, la musica, la politica, lo sport, la storia dell'arte, la storia dell'Italia, la storia dell'arte, le tradizioni italiane. Quindi inizio a studiare la conversazione d'italiano, miglioro con il perfezionamento italiano per lavoro e alla fine vorrei studiare come studia un italiano, cioè a un livello B2 C1, la cultura italiana. E infine la fase di perfezionamento e di formazione degli insegnanti e dei traduttori, qui ci sono io che tengo dei seminari di formazione, i primi sono di formazione, gli ultimi tre sono di perfezionamento su come creare un metodo proprio per insegnare i congiuntivi, per insegnare il periodo ipotetico, per insegnare il discorso diretto e indiretto agli stranieri. Quindi si passa da un livello di perfezionamento e aggiornamento che sul mercato italiano viene poco offerto. No, c'è poca capacità di saper insegnare queste cose. Io lo faccio da 26 anni, non è una novità per me all'estero, quindi formo degli insegnanti di italiano, di grammatica italiana e formo degli insegnanti che vogliono appunto anche loro a loro volta formare degli insegnanti, quindi i formatori dei formatori. Ecco, me ne occupo da 26 anni. Quindi il mio seminario è un ciclo di seminario di 60 ore nel quale voi, insegnanti di italiano L2 e LS, potrete perfezionarmi e non spiegare e fare le solite lezioni, perdonatemi, sulla piattaforma per guadagnare qualcosina e per limitarci a un livello B1, massimo B1-2, diciamo, come dico io, senza saper spiegare veramente un livello della grammatica italiana B2, no? I congiuntivi, come dicevo prima, le frasi implicite, eccetera, eccetera, le cose più difficili. Infine c'è la dottoressa, appunto, Cinzia Sani, docente all'Università di Bologna di traduzione, che tiene per noi dei seminari, di perfezionamento per chi è già traduttore, come il dottor Tirelli e tanti altri, quindi che ha studiato una specializzazione in traduttore che vuole perfezionarsi all'interno dell'Accademia con dei seminari dedicati a lui, quindi di formazione per traduttori. Ok, quindi questi sono i settori che trattiamo noi principali. Va bene, quindi qui trovate tutta l'offerta formativa. Vado a concludere senza rubare tempo, pensare di rubare tempo a chi mi seguirà, che mi seguirà. Vedete che se voi andate nella parte Online Academy, Training Center, qui trovate i testi di grammatica e altre informazioni. Se cliccate su More Information, trovate Other Languages. Vedete? Quindi trovate altre languages. Per esempio, qui ora, per fare un credo, cosa gradita alla dottoressa Gutai, scegliamo l'ungherese. E quindi qui trovate in ungherese. Quindi Accademie Italiane per Stranieri, formazione innovativa senza confini e
informazioni e un marketing digitale in 29 lingue, compresa quella ungherese, che introduce l'offerta formativa qui in inglese, ma qui in ungherese perfettamente uguale a quella che avete visto. Quindi questa presentazione, e concludo, del centro di formazione innovativo per studiare, imparare, studiare e appunto la lingua italiana e imparare a insegnare la lingua italiana lo trovate in ben 29 lingue e così trovate anche l'accesso alla piattaforma. Ma di questo vi parlerà il dottor Tirelli. Matteo, la parola è a lei. Grazie Giovanni per il suo intervento. Sono Matteo Tirelli, collaboro con il dottor Gentile e con Universo Italia da ormai un anno. Lavoro come traduttore freelance, formatore e accompagnatore turistico. Sono di base nel Nord Italia, per l'esattezza la provincia di Modena. In questo breve intervento che farò vi andrò a presentare i miei tre corsi formativi che ho preparato per l'apertura del nostro centro di formazione, vale a dire come diventare tutor di italiano per stranieri e di cultura italiana all'interno di Universo Italia e due proposte formative turistiche per quanto riguarda il turismo in Italia e in Emilia-Romagna. Vado a condividere il mio schermo. La presentazione a voce sarà in lingua italiana, mentre il contenuto sarà in lingua inglese per chi non parla la lingua italiana. Un secondo, just a second, please. Ok. La presentazione sarà molto breve perché voglio lasciare spazio a tutti e a tutte. Vi ringrazio insomma per la partecipazione anche da parte mia per tutti coloro che hanno deciso di investire il proprio tempo oggi. Vado a presentarvi la mia proposta formativa. La prima proposta formativa di cui vi voglio parlare. Scusate un attimo. Ok, scusate. È appunto come diventare tutor di lingua italiana e cultura soprattutto. La nostra piattaforma, non credo che la presentazione di tutte le sue peculiarità siano sufficienti 10-15 minuti, perché è un anno, insomma, che personalmente seguo questo progetto ed è sempre in crescita. Ecco perché, secondo me, per chi vuole diventare tutor di lingua e cultura italiana all'interno di Universo Italia, secondo me è importante prevedere un periodo di formazione. Formazione mirata alle esigenze dei tutor e poi degli studenti che se seguiranno poi i tutor. L'obiettivo di questo corso è appunto quello di istruire, formare e anche ispirare i tutor per creare la propria attività personale libera con Universo Italia, creandosi un proprio reddito, grazie anche a tutti i contenuti che la piattaforma mette a disposizione. L'obiettivo, infatti, scusate, sono andato troppo avanti, è quello di formare in una serie di incontri che possono essere tagliati sulle esigenze dei partecipanti, quello di dare le giuste informazioni per quanto riguarda l'uso e la comprensione della piattaforma di Universo Italia. Andremo a vedere quali sono i contenuti che sono forniti all'interno della piattaforma, come organizzare un primo incontro con un potenziale studente e poi come strutturare una proposta di tutoraggio con uno studente o anche più studenti. Perché la novità di questo nuovo centro di formativo di
Universitalia è proprio quello di prevedere, oltre ai singoli tutoraggi individuali, quindi un rapporto uno a uno con lo studente, anche dei tutoraggi di gruppo in cui un gruppo più ampio, ma allo stesso tempo contenuto di studenti, si incontra per, diciamo, migliorare sia le proprie capacità linguistiche di lingua italiana e al tempo stesso anche di conoscenza e comprensione della cultura italiana. Quindi in definitiva, la mia prima proposta che propongo con Universitalia è proprio questa di formazione dei nuovi tutor, perché la rete di Universitalia intende crescere, ma intende crescere appunto con nuovi professionisti formati per appunto gestire sia la piattaforma e anche il servizio di tutoraggio. Vado alla mia seconda proposta di formazione. Qua passiamo invece ai tutoraggi di gruppo. Essendo accompagnatore turistico, sappiamo che il nostro paese, l'Italia, è tra le principali mete turistiche al mondo. Non c'è bisogno di ripetere che il nostro paese ospita il maggior numero di siti UNESCO, ma al tempo stesso è importante far conoscere il nostro paese nelle sue piccole peculiarità. Questo per evitare fenomeni di overtourism, evitare stereotipi e far sì che i turisti non siano solo dei semplici turisti, ma dei veri e propri viaggiatori, travelers, alla scoperta appunto di un nuovo territorio. In questo tutoraggio di gruppo andremo a sviluppare sia una parte linguistica, basi di lingua italiana, come usare la lingua italiana in ambito turistico, ma al tempo stesso anche conoscere la cultura che almeno cercare di comprendere a grandi linee la cultura italiana, andando a conoscere i principali siti turistici del nostro paese, sia quelli più noti, ma cercare anche di scoprire i luoghi più nascosti. E credo che questa mia proposta, questa mia seconda proposta, possa anche essere interpretata anche da coloro che vivono in altre zone d'Italia per appunto essere gli esperti del proprio territorio. Su ispirazione di questa seconda proposta, e ovviamente questa seconda proposta tratta anche tutto l'aspetto culinario, perché sappiamo quanto sia importante la cultura enogastronomica nel nostro paese e soprattutto anche per i viaggiatori che intendono scoprire e conoscere il nostro paese. Ovviamente in questa proposta si parlerà anche di enogastronomia, quindi prodotti di nicchia, qualità e soprattutto far conoscere, cercare di far conoscere la vera autenticità e la storia dei nostri prodotti. Sulla base appunto di questa seconda proposta, ho voluto sviluppare una proposta più specifica. Essendo accompagnatore turistico e residente in Emilia-Romagna, una regione molto ricca al suo interno, con tante sfaccettature, sia culturali ma anche culinarie, ho voluto riproporre in un contesto più specifico la seconda proposta, cioè accogliere i turisti nella mia regione e introdurli e presentargli le varie caratteristiche e peculiarità.
Ovviamente si andrà a riprendere tutti quelli che sono gli aspetti linguistici, come vi ho illustrato prima, ma per quanto riguarda la parte di cultura e di enogastronomia, sarà tagliata e focalizzata appunto sulla mia regione. Ecco perché dicevo che la seconda proposta potrà eventualmente essere presa da esempio da chiunque volesse sviluppare una proposta simile per il proprio territorio in cui vive e abita, appunto per essere ambasciatori non solo del nostro paese, ma anche appunto del proprio territorio. Ecco, io sono arrivato alla conclusione, una presentazione molto rapida e semplice. Vi ringrazio per l'attenzione e rilascio la parola a Giovanni Gentile. Thank you so much, Matteo. Quindi cambierò, switch on English. Quindi, thank you so much. I really appreciated your educational offer, Matteo. I really would like to welcome now our host, engineer Milan Žatecký from Slovakia, that he is working on the on a marvelous project. Okay, he will present us for the first time a mobile application for studying Italian for children. Okay, he is a father, so and he is conceiving, and he's an expert in Slovakia, a really skilled expert in the field of IT. And he conceived and will prepare these mobile applications for us, for Universo Italia. Okay, so every children of the world could join the tutoring programs, choose a tutor, an Italian native tutor, choose one, okay, and study 10 weeks with them. Okay, thanks to this mobile app that will be connected to our platform online, our resources. So thank you so much in advance, dear Milan, for your explanations and your expertise. So the floor is yours. You're welcome. Okay, thank you. Thank you very much, Giovanni. I'm very glad to be here. I will share a quick presentation. Can you tell me that you can see it Yes, we now? can see. Thank you. We can see this. Yeah. Okay, great. Okay. At the beginning, I can tell when Giovanni presented me this great project, I was really fascinated, and we were talking about what we can do and to bring to more digitalize and to bring Universo Italia to more people, and especially for children, that we decided that we create the mobile application for children as the beginning. It will be only beginning. I will show you the main features of this mobile application. We MVP is a minimum value product. It means that we create and to push these applications to stores, Apple Store and Google Play for these two platforms. And then we want to receive feedbacks from sure, from all participants and all the people and children who will use it. The main features will be that in this application, all children can view and to prepare and view all videos as end platform. There will be all videos dividing to all
types like Disney Studios, etc. The children can make his own favorite list to create, and then to come to his favorite videos. Can listen to audiobooks as a platform. Yeah, imagine the child is driving in a car and he's listening to these audiobooks and learn Italian. He can work on exercises and send a tutor. He has all exercises on one place. Yeah. He will have all useful Italian documents on one place. Yeah, he can go through to study these useful documents. And sure, it will be available in more than 20 languages. Yeah, as on platform, as on platform. Now I can show you some of the first screens, because the application is in design way. The first screens, how it could look like. Yeah, sure, there will be some reviews, but every student or child who will attend, he have to has an account and have to log into the platform, to the application. Yeah, come to the intro, how to use the application. Yeah, then he will have his all list of these videos. Yeah, in the menu he can show all his exercises. Yeah, the videos as I mentioned. Yeah, favorite videos, documents, etc. Yeah, he can see all the exercises he done, and he can make exercise like a draft if he not prepared to send it to the tutor, and after that he can send it to the tutor. Yeah, all exercises he see the video and can make the translations and add the new words he catched to when he do exercise. Yeah. Yes. Okay. And this is, sure, as I mentioned, this is only the beginning. New features will come, and I'm excited to be here and to this great project. Okay, that's all from my side. Back to the beautiful Giovanni. Milan. Very nice, beautiful. Thank you so much. It's Thank just you. An input. It's just a beginning, you know, just an input, because it's a wonderful work. Thanks to you, Milan, and thanks to Matej, our close partners from Slovakia. So if you have any questions, I would leave the floor now to Dottoressa Occhipinti. She's in charge she's the coordinator, the national coordinator of all the students NAI, new arrived in Italy, nuovi arrivati in Italia. So she's the coordinator. We are implementing these projects, tutoring activities for children in all the schools of Italy, starting from few regions, from Valle d'Aosta, Emilia Romagna, and few others. We will collaborate only with teachers that are employed in the school, with their representatives, and proposing them the platform for students. You will discover this by yourself, okay? And especially using the mobile application under the guidance of their parents and tutors, because they can good monitor the time when the students study, the accesses, if they do exercises, if they send to the tutor. So everything is monitored, is tracked by this mobile application, very useful. So please do your questions after
Dottoressa Occhi Pinti, and if you feel to do any to ask something to Milan, so you will be welcome at the end of the speech of Dottoressa Susanna Occhi Pinti. So the floor is yours, Susanna. So I was asked to present in Italian, so thank you for having presented everything in English. Quindi il progetto più o meno è stato presentato. L'idea è quella di affiancare i docenti che si occupano di promuovere la conoscenza dell'italiano tra gli studenti nuovi arrivati in Italia. Tendenzialmente un range di età che va dai 6 ai 16 anni, perché poi normalmente vengono accolti dai CPIA, i centri provinciali di istruzione degli adulti, ma in ogni caso per dare a loro, appunto, questi NAI, nuovi arrivati in Italia, alcuni strumenti in più. Sia chiaro che questo progetto non vuole in alcun modo sostituirsi agli insegnanti delle scuole che si occupano di questa attività e che tra l'altro il Ministero quest'anno dovrebbe aver potenziato, ma ovviamente di affiancarli. L'idea è appunto quella di fornire tramite la piattaforma, quindi il progetto dell'Italian Academy come filiera educativa di Universo Italia, di proporre dei materiali e un supporto da parte di alcuni tutor. Ci siamo rivolti in particolare a due regioni, perché è un progetto assolutamente sperimentale, è un progetto che sicuramente quest'anno sarà gratuito, quindi totalmente basato sul volontariato. Le regioni, come anticipato, sono l'Emilia Romagna, in quanto il dottor Tirelli, come ha presentato in precedenza, lavora in quella regione, in Valle d'Aosta, perché lì mi trovo io, e ci siamo rivolti alle scuole per chiedere il loro interesse. Si farà un incontro con i coordinatori per l'inclusione e attraverso loro speriamo di poter appunto affiancare gli studenti nell'apprendimento della lingua italiana in maniera anche ludica, in maniera cooperativa, e utilizzando appunto la piattaforma. Les élèves pourront accéder directement aux ressources après leur inscription aux plateformes avec l'aide de référents d'inclusion scolaire et recevront un lien direct vers le matériau qu'ils pourront utiliser pour apprendre l'italien, tout en espérant qu'ils prendront aussi du plaisir. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much to Susanna Occhi Pinti. She's a former principal, so a PhD holder, and he knows how to how do you say how to supervise a school, no? You know, as a preside scolastico, già preside scolastico, so former principal. So she will be the reference point for what concern in Italy, for what concern tutoring activities for foreigners' children, to better integrate them into Italian classes, not to let's say isolate, no, but to integrate. They should study, foreigners' children should study with Italian children, not between themselves. Okay, so this is very important. Thank you so much, Susanna, for your precious contributions. And in the meanwhile, I would like to welcome also Dottoressa Sabrina Galli, that speaks French. She's from French, and she teaches French as a foreign language in all the most important universities and institutions in Italy. Okay, and I hope that we will start to cooperate soon. So really welcome, Sabrina. Please, if you feel to make any kind of questions to Milan, for example, Susanna, last time when we met, said, "Is it possible to know when a children use the mobile applications? Okay, when he logs in, when he logs out? Yes, it's possible, right? For example, Milan. So the teachers and the parents could monitor if their children are watching the videos, are working alone, making exercises with language exercises, and if they send to the tutors, right? Am I right, Milan? Yeah, you are right. Sure, in IT everything is possible. That it's only that
we make how we create our requirements and expectations from the application. Yeah, this is what I said. So we begin with some application minimum value product, and then we'll improve and increase the that will come the to the perfect application for children. Yes, so it will be a great support for teachers of Italian language that will help them to better integrate these children that they will study alone what they likes, and then they will approach the classes in a better way, we hope. And this is a support for also for the teachers. You know, they study what they are obliged to study at school, but they study what they desire, they like to study at home with their little classmates. Okay, so if you have any questions, do it now, please, because we really appreciated that today Milan shared a little bit of his precious time, because he has to go away before 4 p.m. as I know. So please feel free to ask him something also from a tactical point of view, if you need it. No, if you have children, if you are teachers. No, we are just registering today, this our meeting. So it will be shared on our LinkedIn page. And available, but feel free to ask something to him. Maybe I can ask. Yes, of course. So. What we really need is to know if this project works. It is understand if there is the relationship between the time that the student spend on its phone on this program and the results. So that is not just to check if they are just having some game on their phone, or yeah, they using this app or platform, or I don't know, or how do you call it? Because the problem is that for us, these activities is a big work, of course. So we have to check at the end of the year if the results are related to our effort, or just because they are just watching, I don't know, Netflix, and so they learn Italian, in that way. So that was the reason why I asked to Giovanni if it is possible to check, I mean, not the real time, but a relationship, the time and the result. So this was the result. Mm-hmm. This is what we want to include in the analytic part of the application. Yeah, sure. The application can't stop or not to be first that can use this application and not to use other applications, but what we can do is really to have analytics data. It means how long he's in the application, if he log in, do some exercises, how long is on the page, and etc. Could we find a place to evaluate? No, the point is that it's not only how many time he used the mobile. Is the what can help the teachers at the end of the experimental time, after 6 months, for example, Milan, on June? No, what were the progress, if there were any progress? The evaluate the progress. You know, so he started from this. So watching the videos, he's using the platform. Is there a way to maybe to write an evaluations there from the, for example, Susanna, that the teachers could write an evaluations into the platform that is accessible from the parents, without going to the school, yeah. Susanna, for example, no? Susanna Martoni also. Hey, so I can have a feedback from the teacher, Milan, so the teacher could log in and write a little bit of evaluation, two mm-hmm. words about, no, two, also, to write a short evaluations about the progress, because mm-hmm. he's monitoring, he's using the applications too. Would be very helpful.
Yeah, okay. This is something we can do in our requirements and this and the list of the features. Yes. We want to achieve. Yeah, sure. Mm-hmm. Yes, Milan, because the teachers will use the each. So they yeah, know sure. to know Yeah, the yeah, contents, to know the video they are watching, and so they have to know they have to know the contents and express and evaluations on them, okay? On the videos and how the students are using the video. So the feedback from using the video. It's very important. Yeah. Okay. Mm-hmm. Okay. So thank you so much, Milan. Okay. Thank you really so much for your little presentations. I would go on and start the second part of our presentations, introducing the journey into Italian culture. So I would like to invite Caterina. Caterina, our great teachers and experts of Italian art, and she has something to present and to share with us. So you're really welcome, Caterina. So thank you so much. Saluto tutti. Dirò anch'io due parole molto brevi di presentazione in italiano con una piccola slide in inglese. Beh, innanzitutto, appunto, mi presento, sono Caterina Maiocchi e mi occupo prevalentemente di critica d'arte e quindi chiaramente ho studiato storia dell'arte. L'Italia in questo sappiamo quanto sia grande, e storia della critica d'arte, oltre a estetica, perché sono laureata in filosofia. E poi sono anche un counselor. Per cui in questo progetto estremamente interessante articolato sulla cultura italiana di cui io sono, e della lingua italiana di cui io sono una grande stimatrice, perché la nostra madrelingua è in base alla lingua madre che si forma il nostro pensiero fondamentalmente. E poi mi piace tantissimo la lingua italiana, ne sono assolutamente affascinata, soprattutto chiaramente nei suoi aspetti artistici, nella poesia, nella letteratura, e poi per quanto riguarda le espressioni artistiche. Ecco, da qui, e in base anche a quella che è nello specifico, quindi la mia esperienza, io proporrò, allora, per il momento, ecco, questa è la slide. Come coordinatrice di corsi di cultura italiana seguirò senz'altro poi i vari insegnanti che si occuperanno delle varie branche della cultura italiana. Ma nello specifico io mi tratterò la storia dell'arte italiana. Ecco, secondo, diciamo così, quelli che sono due tratti abbastanza consueti, cioè sia a livello di tutoraggio che sia individuale, quindi one-to-one tuition, sia in piccoli gruppi, la richiesta, su richiesta, quindi on demand, posso offrire supporto per quanto riguarda la conoscenza di artisti della storia dell'arte italiana o di periodi della storia dell'arte italiana. Però avevo appunto ideato una terza proposta che vedo come un completamento della proposta del dottor Tirelli, perché proporrei una scoperta, un viaggio alla scoperta delle città d'arte e dei borghi d'arte in Italia attraverso i loro monumenti, la loro architettura e la loro urbanistica. E questo sia a livello di tutoraggio per il momento, che in un prossimo futuro anche di corsi più strutturati di, appunto, come propone Universo Italia, di una decina di ore su appunto questi medesimi argomenti. Tenendo presente sempre che gli studenti sono o saranno prevalentemente appunto stranieri e che desidereranno anche magari non solo conoscere il territorio, ma anche fare, come dire, avrò un'attenzione particolare per il loro miglioramento dal punto di vista della conoscenza della lingua, e sia a livello di lessico sia a livello di struttura
morfologia, sintassi, se hanno chiaramente delle domande, sarò assolutamente a loro disposizione anche offrendo supporto riguardo ad una, per affinare la loro padronanza della lingua italiana. Benissimo, perfetto. Grazie infinite, Grazie a Caterina. voi, è stato un Grazie, bellissimo grazie, progetto. davvero. Allora, andrei avanti nella presentazione e forse direi di lasciare magari lo spazio a Susanna Martoni, devo precisare, con la sua proposta. Ero Matteo, possiamo, no? Susanna, prego. Grazie, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Io prendevo appunti mentre voi parlavate, sono molto. Allora, appoggio ovviamente tutte le vostre proposte e in particolare, ci arriverò tra un attimo, per quanto riguarda le proposte di corsi sul turismo di cui parlava Matteo, mi sento particolarmente così, diciamo, forte, motivata e anche entusiasta, per il fatto che, vivo in Emilia-Romagna e anche il mio territorio, che è più Romagna che Emilia, dobbiamo dirlo, dobbiamo dirlo, qui siamo in Romagna, ma va bene lo stesso, Matteo. Questa è l'Italia, Brenda, bisogna specificare Emilia-Romagna, c'è l'Emilia e c'è la Romagna, no? Quindi ecco. Va benissimo e quindi molto volentieri affianco l'idea di coordinare anche il discorso turistico riferito alla regione, senz'altro. Bene, bene. Io abito nel territorio di Bologna, nello specifico sono di Imola, quindi autodromi, Rocche Sforzesche, Sì, abbiamo un territorio bello, bello. bellissimo da promuovere. Sì, sì, Certo, sì, e sì. cose magari che non sono state ancora scoperte, sarebbe ancora più bello. Ancora più bello. E come diceva Matteo, anche qui ho preso appunti, ambasciatori del paese e anche del proprio territorio, certo. Esatto. Quindi io sono molto onorata di far parte di Universo Italia per quanto riguarda il tutoraggio e il coordinamento del tutoraggio degli anziani attivi o adulti, perché sono certa che qualche learner sarà più felice di essere denominato un grande adulto, Un magari, ma grande di questo adulto. sarà interessante parlarne. Allora, questo lo dico in inglese, però io sono una traduttrice, quindi since I am a translator and my working languages are English and Spanish, if my learners speak one or both languages or are mother tongues for these languages, it will be very thrilling to arrange some parallelism between languages. I would like to share our experiences as far as languages are concerned. Yes. I switch again to Italian perché intanto ho preparato ho delineato alcuni punti che vi vorrei leggere e li ho Ok. delineati in lingua inglese. Tra un attimo ve li presento e vorrei dire questo. In base a quello di cui abbiamo discusso, ovvero tutoraggio sia singolo che anche rivolto a dei piccoli gruppi, sarebbe appunto interessante. A seconda dei discenti, degli studenti, delle persone con cui ci si confronta, sarebbe interessante affiancare anche, nel mio caso, delle nozioni base di comunicazione, che vi vado a delineare tra un attimo, anche perché mi piacerebbe parlare di linguaggio scritto, di oralità e di scrittura, insomma. Arrivo dunque al PDF, così Sì, ve lo spiego meglio. volentieri. Sperando, me lo sono scritta.
Condividiamo, eh? Sì, esatto, mi sono anche scritta tra parentesi, speriamo di riuscire a condividere. È Ad... semplice, eccolo Sì. qua, già fatto, Ecco, Susanna. Già perfetto. fatto, sì, già vediamo tutto. Davvero? A Sì, voglia, vediamo l'albero, tutto confermo. quanto. Susanna Ecco, Mazzoni, tutto attivo, bene. eccolo qua. Questo è il Perfetto. mio Questa PDF è la dove proposta di appunto, Susanna. Benissimo, sì, ascoltiamo. dicevo che mi piacerebbe appunto integrare il discorso della comunicazione al semplice, in senso positivo, al mero tutoraggio di lingua italiana. Quindi, secondo me sono dei principi chiave che vanno a migliorare in qualche modo lo scambio, better exchanging and conveying messages, cioè un assetto comunicativo che vada a facilitare lo scambio e anche la trasmissione del messaggio. Quindi vogliamo migliorare anche la nostra intenzione di dare il messaggio, sia scritto che orale. Molto Quindi, interessante, sì. grazie. Alcuni principi, secondo me, basilari, tra gli altri, sono il linguaggio scritto, il linguaggio orale, come vi dicevo, la comunicazione non verbale, anche tutto ciò che è, la gestualità, che è La il tono, mimica, ritmo, assolutamente sì, volume, sì. certo. Poi il modo di parlare, l'ascolto, il modo di scrivere e anche la capacità di riassumere che cosa? Riassumere i contenuti e quei contenuti che troveremo, che troviamo, che sono disponibili nella piattaforma che Universo Italia utilizza. Esatto. Quindi, in generale, mi piacerebbe esplorare questi concetti e questi estratti che possiamo trarre da articoli, video, film, commenti, note, quindi c'è moltissimo materiale, ci sono moltissime risorse che sono prese appunto dalla piattaforma di Universo Italia Esatto. e quindi le possibilità sono davvero innumerevoli. Dunque, ecco, importante. Una speciale attenzione andrà rivolta anche al linguaggio dei nuovi media. Molto, secondo me, interessante andare a osservare il linguaggio dal punto di vista dei nuovi media. Cosa è diventato? Come si è evoluto e che cosa troviamo? Ad esempio, la punteggiatura è cambiato un po' tutto, no? I flussi di messaggi adesso non hanno, sono senza soluzione di continuità. Quindi anche questo è un aspetto interessante da vedere. E parlo anche di paesaggi linguistici, cioè di analisi della forma nei testi. E quindi ho concluso scrivendo la sostanza della comunicazione con alcune prospettive future per la comunicazione orale e quella scritta. Allora, grazie molte, thank you very much con la faccina sorridente, ma quello che vorrei dire, e adesso proviamo a togliere la condivisione, Sì. proviamo, la interrompo. Ecco, Benissimo. quello che vorrei dire è che è tutto in divenire, come qualcuno di voi ha detto, it's just the beginning, no? È solo l'inizio, Giusto, cioè quello che assolutamente sì. E succederà lo vedremo in corso d'opera. Certamente, lo decideremo insieme agli studenti, Susanna, e questo è importante, no? infatti, Quindi grazie per la esatto, bellissima e particolare grazie. e specifica e originale offerta. Cioè, noi non offriamo solo, non offriamo, non siamo una fabbrica di corsi di italiano. Questo è importante, no? Di certificati. Prendi certificato, non venire, ti diamo un certificato. No. Siamo professionisti in ognuno del suo settore che offrono le proprie competenze per gli stranieri che hanno bisogno di qualcosa, no? Di non vedere sempre il Colosseo, giusto Matteo? Ma di vedere magari qualcosa che non è ancora esplorato, da esplorare. Non vanno alla stessa spiaggia, sono stufi. Quanti studenti ha avuto nella vita io e voi? Ma io non voglio andare negli stessi posti, vero Caterina? Io voglio trovare dei posti
inesplorati, e questo offriamo noi, ok? Attraverso la nostra esperienza. Susanna Martoni sta dando, la dottoressa Martoni sta dando la sua esperienza, cioè la sua expertise. Quindi ci sarà sempre uno studente, un gruppo di studenti che dice: mi piace questa proposta che ha pubblicato la dottoressa Martoni, ci vogliamo fare un gruppetto e studiare con lei? Ci facciamo delle playlist, dei posti che lei ci vuole proporre, della comunicazione che ci vuole offrire. Se ha dei video su YouTube, sulla piattaforma ne abbiamo tantissimi. Quindi c'è una playlist di video che loro studiano a casa e hanno come riferimento una volta a settimana una guida, che è Susanna Martoni, che dice: cosa avete trovato in quella playlist di video? Vi piace questo posto? Vi piacerebbe comunicare in modo verbale e scritto in modo diverso? Più diretto, che guarda la sostanza, al messaggio, a come questo messaggio arriva agli altri. Quindi è importante. Cose semplici, ma che si possono fare diversamente dalle cose che ci offrono tutti i santi giorni in una piattaforma dove non sappiamo chi c'è dietro la piattaforma e non sappiamo nemmeno, magari, che possiamo fare un percorso che dura 5 anni. E affezionarci a un tutor. Non, oggi prova un tutor, se non ti va bene, domani ne avrai un altro. Ormai ci hai dato i soldi. Noi non siamo questo, ok? Quindi siamo delle persone che offrono non corsi professionisti, scusatemi, ma percorsi di formazione, ok? Quindi percorsi. Si inizia per frequentare certe lezioni e certi corsi, bisogna avere una preparazione, ok, orale e scritta di lingua italiana tangibile, non perché si ha la collezione di certificati, ok? Ma perché chi vuole fare il corso con la dottoressa Daniela, con la professoressa Daniela, che chiamo in causa, Daniela, ciao, ti chiamo in causa, la professoressa Daniela De Marco, ok, che è un'esperta nel suo settore, preparatissima, deve dimostrargli di capire quello che lei dice a un livello B2, cioè deve conoscere i congiuntivi, saperli usare, così vale per tutti i professori, per Caterina, cioè Caterina, Daniela, i nostri insegnanti non si devono preoccupare se quello studente ha 8 certificati C2 di C1, C2 di italiano, ma alla fine non riesce a capire quello che dicono in classe, comincia a distrarsi, a distrarre a sua volta. Noi non siamo questo, quindi siamo delle persone che guardano, che siamo i professionisti che offrono dei percorsi alternativi di didattici e formativi con professionisti di indubbia proprio preparazione, diciamo così, e qualifica, che offrono dei percorsi. Quindi alla fine è bello condividere qualcosa di nuovo con persone esperte nel settore, non insegnanti italiano L2, LS improvvisati che cercano consigli a destra e a manca. Io sarò molto diretto. Quindi a destra e a manca, come faccio a insegnare questo? Ho degli studenti a tutto il mondo ma non sanno questo, cosa mi consigliate di questo? No, i professori insegnanti, gli insegnanti di italiano sono è una professione, quindi come tutte le professioni, quindi bisogna andare preparati, non solo a livello teorico, e chiudo la parentesi, scusatemi, 25 anni di formazione di insegnanti di italiano, forse a volte escono fuori, irrompono, ma non voglio togliere tempo a voi, prezioso, cioè bisogna essere preparati in tutto. E quindi significa semplicemente, ecco, offrire dei percorsi di formazione in cui lo studente arriva e dice: dove posso arrivare grazie a Daniela, grazie a Caterina, a Susanna, a Matteo, eccetera? Lontano. Ok? Lontano, facendo un percorso. Bene, anche noi abbiamo da imparare dagli studenti. Allora, darei la palla a Daniela e poi a Michela subito dopo. Ok, Daniela, se vuoi, ti ho chiamato in causa ormai. Ti sentiamo e poi vediamo la bellissima Ecco. presentazione di Michela. Ciao a tutti, sarò brevissima perché non ho fatto i compiti a casa, No, nel non c'è senso problema. che quindi è molto semplice, la mia è una nicchia della nicchia, ovvero tutti i termini italiani, tutti i termini musicali sono stati inventati in italiano fino alla fine del 1800 con le scuole nazionali musicali, tra cui Metana, Dvorak, Liszt e quant'altro, eccetera, i tempi di esecuzione erano esclusivamente scritti in italiano, per cui io sto preparando Scusa un Daniela, ti puoi avvicinare al brevissimo. microfono per favore? Allora, è il mio solito problema del Sì. microfono. Ok, ora va meglio, grazie.
Perché è vero che per fare lezioni, penso, storia dell'arte, ci vuole un B2 serio, vero? Ma ho notato molte volte che chi si approccia alla lirica e alla musica classica in generale ha necessità di poter comunicare con i colleghi in linguaggio tecnico, facendosi capire e capendo soprattutto quello che dicono gli altri, perché se poi ti arriva il direttore d'orchestra per un violinista che sta in un'orchestra magari giovanile o una persona che è entrata al conservatorio dove ci sono corsi di italiano, però come dire, che lasciano il tempo che trovano, comunque hanno sempre questo enorme imbarazzo del parlare nella lingua in cui cantano o Esatto. la terminologia dei termini anche strumentali, per cui non so, adagio con moto, e vaglielo a far capire che significa esattamente. Ora ci viene in soccorso il metronomo, faccio un esempio pratico, ma non sempre la numerazione di un metronomo, che è una specie di timer ante litteram per musicisti, da tutte le sfumature. E niente, dobbiamo sicuramente aumentare la promozione per quello che riguarda il mio settore. Sono rientrata dopo un lungo periodo di convalescenza, quindi adesso sto bene, più o meno. A parte 7 punti che mi devono levare sabato, ma questa ve la racconto un'altra volta. L'ho levato anche. E quindi sono assolutamente poi favorevole a quanto esposto da Matteo e condiviso. È Susanna che è di Imola, Sì. giusto? Allora, Susanna, io sono cresciuta a Ravenna e si potrebbe dire che Imola è la linea di confine tra l'Emilia e la Romagna, ma È vero. i romagnoli dicono che siete emiliani, gli emiliani dicono che siete romagnoli. Io, una delle mie più care amiche, è di Imola e secondo me sono solo di Imola gli imolesi, insomma, non so come dire. Però diciamo che hanno. Apro e chiudo, apro e chiudo. Io sono di Massa Lombarda, provincia di Allora, Massa Ravenna, Lombarda è piena quindi Romagna. Lombarda assolutamente. invece è piena. Quando Questa è sono l'Italia che venuta dobbiamo abitare presentare. qua, Volevo dire quando sono anch'io, venuta non ha la abitare qua, pronuncia della romagnola, Susanna Ecco, vedete gli quante imolesi sfaccettature? Questo dobbiamo sono lì. comunicare e trasmettere ai nostri studenti. L'Italia ha tanti dialetti, tante specificità all'interno di una stessa regione o provincia. Questo è quello che proverà in parte anche Daniela, che è un'esperta di musica, una professoressa di musica, aiutare tutti gli studenti stranieri, già musicisti, cantanti lirici, a perfezionare il loro italiano. Quindi, lei che è esperta nel settore ha creato questo, il suo bellissimo concorso di musica sacra, unico al mondo, con studenti provenienti da tanti paesi del mondo e con le ambasciate a sostenere stranieri in Italia a sostenere questo progetto. Quindi ci sono tanti cinesi, coreani, giapponesi in Italia che studiano i conservatori di musica. Io personalmente ne conosco tanti anche su Facebook, su LinkedIn, che potranno perfezionare il loro italiano grazie all'arte, alle capacità, alle competenze nell'ambito musicale che ha la professoressa Daniela De Sì, Marco. Ecco, perché questo poi è è tutto parlato. in sintesi, se mi permetti, no, Daniela, no? No, adesso vi lascio, mi taccio e faccio parlare gli altri, però in Sì. realtà per quello che riguarda specificatamente i cantanti, sembra strano, ma se non pronunci bene non riesci neanche a cantare bene, quindi Esatto. diventa proprio una pietra d'angolo nella formazione. Certo, Detto certo. questo, saluto tutti, mi taccio e continuo ad ascoltare le cose interessanti anche Brava, da brava, questa. benissimo, Daniela. Aggiungo che, visto il particolare momento storico, avrete letto tutti che cosa stiamo passando a Roma in vista del Giubileo e dei ritardi della giunta comunale che si è svegliata in netto ritardo, con una cosa che si sapeva da 25 anni che sarebbe successa, come ha detto Sua Eminenza il Cardinal Fisichella, ha detto Sì. ogni 25 anni c'è il Giubileo, potevate pensarci prima, in estrema sintesi, e ovviamente sono assolutamente favorevole a condividere con Matteo e con Susanna e con chi sarà tutto quello che riguarda l'italiano per coloro che vengono a Roma in occasione del Giubileo, in modo Esatto. che veramente evitiamo
quel mordi e fuggi, cioè, ho visto robe che secondo me dal 1527 con i Primo lanzichenecchi, anno. e non siamo ancora al giubileo, e quindi bisogna, come dire, educarli prima per fargli vivere meglio l'esperienza. Detto questo, un grande saluto a tutti e voglio sentire le cose bellissime che state Daniela, grazie dicendo. infinite, sono d'accordo con te, proprio mi si riallaccia a quello che dici tu, a quello che presenterà subito la dottoressa Michela Merlo, conosco la sua proposta che a me piace moltissimo, e quella di, insieme poi tra l'altro anche in sinergia con la dottoressa Quipinti, di iniziare il processo nel loro paese, l'alfabetizzazione che noi facciamo in Italia, perché non iniziarla a farla dalla Spagna? Di questo ci parlerà la dottoressa Merlo. Prego, Michela. Grazie a tutti, buonasera, io mi chiamo Michela Merlo, io sono italiana ma vivo in Spagna oramai da una quindicina d'anni, ecco, quindi parlo forse più spagnolo che italiano e quindi la presentazione sarà in italiano e in spagnolo per non sbagliarsi. Io mi sono laureata in economia a Milano, all'Università Cattolica, poi ho frequentato il master dell'Università Bocconi in finanza. Io ho lavorato per molti anni a Banco Vivaldi Vescaya come trader su future per speculazione principalmente e poi per le aste della Banca d'Italia e della Banca Centrale. Poi lasciata la banca mi sono specializzata nell'insegnamento dell'italiano stranieri. Da quando vivo in Spagna mi occupo di italiano per bambini dell'America Latina e per professionisti che lavorano in imprese italiane qua in Spagna. La proposta che ho pensato è quella di fare tutoraggio per i bimbi stranieri nelle scuole italiane, ma anche per i nostri bimbi italiani che abitano soprattutto nel Sud America e abitano in particolare in Argentina, in Cile, in Perù, che sono figli o E sono nipoti, tantissimi, terza perdono, e sono generazione nipoti, tantissimi, e sono quindi anche tantissimi, i bimbi perdono. italiani che sono emigrati nel dopoguerra. E che conoscono soltanto la lingua italiana, così giusto per saperla, hanno passaporto italiano, non parlano italiano e quindi si trovano in difficoltà quando devono comunicare con i parenti che abitano in Italia, quando devono venire in Italia. Per Certo. questo ho pensato appunto di fare, di preparare un corso di prima alfabetizzazione per questi bambini che abitano appunto nei paesi dell'America Latina. Cosa serve questo corso? Serve utilizzando lo strumento della gamification, che è un insegnamento ludico, che fa parte anche all'interno della comunità economica europea, è stato definito nelle sue linee guida. Ora farei la presentazione in spagnolo, come l'ho Spagnolo, ok. preparata, se per tutti. Bene. Ok, perfetto. Passo a condividere la prima parte, questa. Questa compartire. Vai. Benissimo, Ci siamo, no? Sì, compartito. perfetto. Quindi, come stavo dicendo, dentro nel marco comune europeo si habla specificatamente dell'uso della interazione ludica in linea come herramienta di apprendizaje. E quali sono i pilastri dell'apprendizaje ludico? Sono primero il fatto che l'alunno sta situato nel centro del progetto educativo. Il secondo è che l'alunno apprende giocando sin da se cuenta. È molto importante che sin da se cuenta però sta in un entorno protegido. E detrás dell'alunno sempre hai un tutor che puoi seguirlo con questa piattaforma sin un problema. Questo tipo di insegnanza si chiama gamification, ossia insegnanza ludica. L'insegnanza ludica è fondamentale anche dal punto di vista sociale, come veramente di integrazione. De hecho, cuando los niños juegan, por ejemplo, al fútbol, por ejemplo, son todos iguales, no hacen distinciones de origen, pero juegan en igualdad de condiciones. Y la enseñanza lúdica, muy importante, tiene también una función de integración como herramienta contra el bullying. Yo me he dado cuenta, ¿no? Como extranjera en un paese, in Spagna, come italiana, in un paese straniero. Con niños, che è molto complicato per los niños integrarsi. L'unica maniera con la quale io potevo integrarsi era quando giocavano erano todos iguales, no? E al revés, essere italiano qui in Spagna era
una cosa molto importante quando si giocava a football, no? Quando si giocava a football, si diceva, no, questo. Dottoressa Mello, mi deve scusare Michela, ma possiamo accompagnare le immagini alle parole? Perché ha Certo. preparato delle bellissime immagini, allora magari ci fanno ancora comprendere meglio, anche per i non parlanti, forse, ecco qua. Quindi basta, ecco, andare avanti con, esatto, l'italiano delle radici, anche perché Esto. bilingue, no? La Sì, preferenza. esto. Vale. Esto era Grazie. para. Esto, yo estaba hablando de los niños que viven en Italia y para ayudarlos a integrarse, pero podemos hablar también de nuestros niños italianos que viven sobre todo en la América Latina. L'Istat ha pubblicato ultimamente una statistica dove dice che oltre 1,5 milioni di italiani vivono in America Latina e di questi la maggioria vive in Argentina e in altre parti del Sud America. E sono niño y joven hasta los 34 ya, años. Aquí. Vale, para ello siamo pensando di organizzare un tutoraggio con la piattaforma per i bambini para che puedan aprender l'italiano in modo ludico, divertendosi. Sono corso di livello, dei primi livelli, di prima alfabetizzazione, di prima alfabetizzazione, dove, además della grammatica, apprendono anche, per esempio, il piatto specifico della città dove è nato l'abuelo, come si fa questo piatto, la città dove vivevano. E tutto questo io lo tengo solamente come ricordo dei loro abuelos che in los cuentos che le hacen, rivivono il sito dove abitavano, aquella calle, aquella città, e per questo queríamos involucrarlo in questo nella prima alfabetizzazione. También he pensado a un corso di ciudadanía, che è sempre para los chicos di seconda generazione, che entienden un poco di italiano, però non hablan italiano assolutamente, e sono classi di livello un pochino più avanzato, hasta il livello B1, che è il livello necessario per poter pedire la cittadinanza italiana. Generalmente sono famiglie che vivono, come si dice, in America Latina e sono italiani di seconda e terza generazione. Questi sono i corsi per gli stranieri. Per questo, quello che stavo proponendo sono classi di lingua per principianti, di prima alfabetizzazione, di livello A1 a A2, e classi di lingua italiana per la cittadinanza, che sono classi di livello B1.1, B1.2, sono classi di preparazione per questo. E questo è quanto. Questo è come, una proposta per l'italiano della raíces, no? L'italiano del nostro connazionale che vive nell'esterno. Io ho parlato soprattutto dell'America Latina, però è moltissimo che vive anche nel Nord America, e per questo si può essere la stessa cosa, chiaramente, parlando italiano e inglese al stesso tempo, per che comprendano l'idioma italiano. E a parte dell'italiano per raíces, per la raíces, tenía così intenzione di presentare cursos sempre utilizzando la piattaforma come elemento de completamento para los profesionales que trabajan en empresas italianas aquí en España o que tienen relación directa con empresas italianas. Son cursos de italiano especialístico en economía, en particular son cursos aziendales, cursos económicos y cursos de marketing, contabilidad y finanza, donde aprenden las palabras de este tipo di italiano economico, sempre utilizzando también las playlist che stanno contenute in nostra piattaforma di Accademia Italia. E questo è quanto, spero aver detto tutto quello che riesco a dire. Io mi occupo di questo, sono quasi 10 anni, tengo una buona esperienza, soprattutto
con los españoles, con sudamericanos, y por eso pienso que son cursos que pueden servir sobre todo por nuestros compañeros, nuestros compatriotas que viven al exterior. Yo hablo como persona que vive al exterior y seguro que cuando te hablan de Italia te se abre el corazón. Te se abre el corazón escuchar de tu país, de escuchar de tu ciudad, de escuchar de tu tierra, escuchar la receta, ver los sitios y volver, ¿no?, a la infancia de cuando tú vivías aquí. Y esto es. Esta es mi propuesta all'interno dell'Accademia. Muchas gracias. Perfecto, benissimo. Gracias, Michela. Muchas gracias. Quindi italiano, lo spagnolo come l'italiano, parla lo spagnolo come l'italiano, avete visto. Quindi questa è una presentazione per il nostro pubblico di riferimento ispanofono, chiaramente. Benissimo, molto bene. A breve ci raggiungerà anche l'avvocato Nicoletta Zaharia, che è presa di impegni di lavoro, ma ci sta raggiungendo, la nostra avvocata di origine rumena. Che parlerà della sua che ci condividerà la sua esperienza con Universo Italia, perché ha frequentato il corso di Italiano per Giuristi ed è diventata la nostra coordinatrice delle attività di formazione per giuristi e avvocati in tutto il mondo. Ok, quindi io direi di continuare di andare avanti con il nostro programma, in attesa che ci raggiunga anche l'avvocato Zaharia, Nicoletta, e direi se vedo, io direi di fare una piccola pausa chiedendo alla dottoressa Matteo. È lì, dottoressa Matteo? Sì, ci sono. Ecco, con piacere. Quindi se lei desidera può fare, lasceremo ampio spazio domande e risposte alla fine, un quarto d'ora. Però se si sente di fare una domanda che magari a cui possiamo rispondere ora o alla fine possiamo farlo, ok? Se vuole. Grazie. Ok, quindi se vuole liberamente. Benissimo. Allora, io direi a questo punto di accogliere, lupus in fabula, l'avvocato Nicoletta Saria. Ci sta raggiungendo, non riusciva a entrare e quindi è riuscita a entrare. Quindi l'accogliamo subito. Quindi, buon pomeriggio Nicoletta, benvenuta. Buon pomeriggio Nicoletta, benvenuta. Ben Mi trovati. senti? Sì, ti sento, però non lo so perché non ti vedo. Non mi dai accesso a video? Ah, eccomi. No, ah, eccoci qua, benvenuta, sei appena arrivata e ti diamo subito la parola Nicoletta. Quindi Ancora. ho anticipato che tu sei di origine rumena, ma hai studiato e sei un avvocato italiano e quindi che oggi sarà il punto di riferimento non solo per gli avvocati, tu sei stata anche, hai insegnato anche all'università e sarai un punto di riferimento per ciò che riguarda la formazione di tutti i giuristi e gli avvocati nel mondo e ne ho formati tantissimi. Quindi che faranno riferimento a te come coordinatore internazionale. Quindi ti prego solo di presentarti, di salutare come vuoi in rumeno, se vuoi per il pubblico rumeno, e poi un po' dire cosa hai fatto, dove hai studiato, il tuo amore per l'Italia e magari anche due cose, se vuoi, sull'esperienza che hai condiviso non con Matteo e con Michela, che hanno fatto anche loro questo corso su come insegnare italiano per giuristi, ma proprio da studentessa, da avvocato. Quindi farebbe piacere 5 minuti anche a te, Nicoletta, quindi prenditeli tutti. Farò velocissima, anche se all'avvocato lo sai che piace parlare di sì, tanto. lo Allora, sappiamo. comincerò in rumeno. Se mi sente qualcuno, bună ziua tuturor, bună ziua colegi, bună ziua viitor, elevi. Bine ați venit la Academia Universo Italia, coordonată de profesor universitar Giovanni Gentile. Pentru început, sunt profesorul avocat Nicoleta Zaharia, în cadrul unei universități italo-americane, specializarea drept internațional, însă sunt colaborator al Academiei Universo Italia, având calitate de trainer și coordonator al cursurilor italiana pentru juriști. Având în vedere că perfecționarea profesională a fost în Italia pentru mine, în domeniul dreptului, mi-am propus să împărtășesc cu dumneavoastră experiența mea în domeniul juridic, limbaj,
Dacă asistență pentru a face și companii. Vă aștept cu drag și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Ecco. Tutto chiaro, no? Per tu, tutto chiaro, no? Dottoressa Matteo, anche per lei, no? Lei è rumena, magari, no? No, tutto chiarissimo, no? Però, insomma, vabbè. Ok, quindi passiamo alla parte più era completa. Solo l'eco che andava male. Bene, eh? Forte Clarban, avvocat, salut. Salut, grazie. E più forte bene vorbele vostre și accentul vostru, nu știu de care oraș sunteți, mi se pare accentul de București, dar nu sunt sigură. Nu, sunt din Craiova, sunt moldeană. Capite? Da, capite? Foarte clar și eu că sunt cu origine din București. Mi ero dimenticato, Daniela. Esatto, mi ero dimenticato, esatto. Che bella sorpresa, vero Nicoletta? Daniela parla il rumeno. Esatto, mi fa piacere incontrarlo. Bene, bene. Quindi, mi fa piacere rivederla. Ok, quindi... Allora, dirò in italiano la stessa cosa che ho detto anche in rumeno. Buongiorno a tutti che siamo qui. Che siamo ritrovati in questa bellissima fatta organizzata dal professore universitario Giovanni Gentile. Mi presento, sono professore universitario avvocato Nicoletta Zaharia. Sto professando professore in Università Italo-Americana con la sede in Inghilterra però. Sono specializzata nel diritto internazionale pubblico e privato, ma sono anche un attivo collaboratore dell'Accademia Universo Italia, avendo la qualità di formatore e coordinatore dei corsi di italiano per i giuristi. Considerando che lo sviluppo mio professionale è avvenuto in Italia, e dato che è stato proprio l'ambito legale, mi propongo di condividere con voi la mia esperienza sempre nell'ambito giuridico, linguistico, ma anche di assistenza aziendale e societaria. Certo. Quindi vi aspetto e vi auguro successo nel vostro lavoro e se avete bisogno vi starò accanto. Grazie infinite, Nicoletta, grazie. Che piacere. Quindi sarà a voi, anche una grazie. Tutor... Vedete, Nicoletta, oltre ad essere una formatrice, un avvocato, potrà fornire... tutoraggio giuridico, no, Matteo, a quegli avvocati rumeni, no? Io sono in contatto con l'ambasciatore su LinkedIn, l'ambasciatore rumeno in Italia, che è amica molto stretta dell'ambasciatore Vusterova, mia studentessa di italiano in Slovacchia, e quindi creare un canale, aprire un canale in Roma, in Italia. A Salerno ha studiato Nicoletta, una zona bellissima che io amo, quelle zone lì, e a Fisciano, vero? Esatto, quindi metterci in contatto con l'ambasciata rumena, le associazioni rumene, anche di professionisti, gruppi su LinkedIn, e offrire loro formazione, quindi corsi e tutoraggio sull'italiano giuridico. Ok, quindi chi meglio di un avvocato di origine rumena che ha vissuto in Italia e ama la cultura italiana? Punto interrogativo. Ok, benissimo, grazie infinite Nicoletta. E ora passerei... No, con piacere, grazie a te. Ci avviamo piano piano verso la fase conclusiva con inviterei, I really would like to invite Mattei, he doesn't speak English, not yet, no, Italian, sorry, not yet, ok? Just a few words, buongiorno, buonasera, ciao, grazie, in the meanwhile. So, but please, please, Mattei, our precious consultant and coordinator of consulting of business activities. So Mattei is a friend of Milan. So thanks to Mattei, we have found Milan. Okay, so thank you so much for your precious added value. And please present yourself, not in Italian, not yet, but in English. Okay, thank you. Thank you very much. It is a pleasure for me to meet you all. As a friend of Giovanni, also to Milan, we were enjoying to help with this project to Giovanni, and hope that we are useful for him. So first of all, I'm an entrepreneur from Slovakia, and also as a coordinator for a business affiliation in Universo Italia, and also, for example, these new methods or evaluation of
this app, as Milan presents to you. We prefer a lot of innovation to this project and to this platform. So hope that you will enjoy and hope that you will like. Also, we are doing it not just because we are good people and we want to teach Italian and to know and to get to know to all over the world the Italian Italian culture and cuisine and so on, but also it is some kind of business model, I would say, that our we prefer to also to sell the platform, sell the app, and also try to find clients and customers, business companies that will need to learn Italian language, or just that they will take it as a benefit to their employees. And also we make some manual to how to sell our platform, Universo Italia. And I will enjoy when you will have some questions about it that I can introduce to you these methods and so on. So very shortly about me. Perfect, as a Slovak, a Slovak, very straight to the point, ok? Grazie mille. Thank you so much, grazie mille, con piacere, Mattiei, con grande piacere. And then, at the end, I really would like to share with you, if it's possible, after your answering questions, ok, share a video with you, created by Dr. Stefano Piazza. I cannot see him anymore, but it's really a beautiful video to say you goodbye, see you next time. So a video is called Studying Italian Language and Culture and Discover Universo Italia. Very good one. It's a 5 minutes video that that presents our Universo Italia at 360 degrees. Okay, very beautiful one. Simple. It's created with artificial intelligence, but it's just an attempt. But it's everything. You can find everything. The educational offer, our business offers, our values. Everything is it's in. So okay, so you're answering question, you're welcome. If you want, Brenda from Slovakia, but Hungarian origin, am I right, Brenda? You are learning very good Italian. So we met today for the first time because you got the contact from a student of my former diplomats. It is the business attaché at the Slovak embassy in Italy, Rudolf Durdik. So you got this my telephone number and you called me today, and I invite you to know Universo Italia and the Academy. Is there any question from your side, Brenda? Benvenuta. You speak a very good Italian. So. Don't speak Hungarian, please. Speak Italian, please. Okay? Okay, prego, Brenda. Domande, curiosità, Lisa, poi anche per Lisa se vuole. Quindi domande e curiosità. E poi Veronica. Per me è tutto molto chiaro. Il progetto è molto ambizioso. Tra l'altro... apro e chiudo parentesi, anch'io vivo a Imola, non sono di Imola ma vivo no! a Imola. Non c'era mai capitato questo. Sì, tanti da Bologna alla Romagna, ma la stessa città, no? Sì, ma, sì, prego. Sì, sì. Okay. Spero di conoscere la dottoressa Martoni. Certo. Penso che il progetto sia molto ambizioso e interessante, perché anch'io mi occupo, oltre che degli adulti, anche di INAI, manca Benissimo. Un filo conduttore. Perfetto. Nelle istituzioni scolastiche. Esatto. Un filo conduttore che, a cui tutti possano attingere per poter verificare la competenza dei INAI e di chi comunque prosegue a vivere in Italia e a doverla, e che è nell'ambiente scolastico, naturalmente.
Quindi credo che come strumento possa essere, se riesce a partire ed essere adottato all'interno delle istituzioni, credo che possa finalmente dare quel, ripeto, quel filo conduttore quel che necessita. Sono d'accordissimo, Lisa. È da scoprire la piattaforma. La dottoressa Occhipinti, già preside scolastico, esperta in questo, sì. È la referente nazionale e noi stiamo cercando, Lisa, referenti regionali, quali, okay, che sono nelle scuole, che capiscono la problematica e che prendono in braccio il progetto coordinati dalla dottoressa Occhipinti. Sono grossissime le problematiche esistenti. Esatto, immaginiamo. Allora, prima, quindi, to be continued, si mette in contatto volentieri sia con la dottoressa Martoni che la dottoressa Occhipinti per continuare su questo. Io vorrei, prima di dare la parola a Brenda, se mi permette, perché Matteo deve andare via, vuole condividere con noi un ultimo video importante che ci è pervenuto, vero Matteo, da parte della nostra docente Cinzia Sani, ci teneva a presentarsi, a presentare sia in russo sia in inglese i suoi corsi che tiene per noi. Quindi è alla fine di questa presentazione di 3 o 4 minuti che ho visto anche io, potremo dare spazio alle ultime domande prima di salutarci. Ok, siete d'accordo? Quindi, vero Matteo? Quindi se può condividere il video. Sì, volentieri. Sì, perché tra un poco io purtroppo devo andare via. Esatto, mi ricordo bene. Devo andare via. Anzi. Allora, un attimo. Ecco, vediamo se si riesce a sentire bene. La dottoressa Cinzia Sani, coordinatrice di tutte le attività di formazione per i traduttori. Se possiamo alzare un po' il volume, Matteo? Attraverso Zoom non è facile sentire bene, perché... Сегодня буду говорить о курсах для переводчиков на платформе Universo Italia. Я буду говорить впервые по-английски. Good morning, everyone. My name is Cinzia Sani, and today I'm going to talk you about courses for translators on the platform Universo Italia. I'm going to speak first in Russian and then in English. Hope everything is okay for you. Так, прежде всего, позвольте мне представиться. Я профессиональный переводчик с 26 лет опыта работы. Однако, сегодня я говорю в качестве координатора обучения переводчиков и расскажу вам о наших специализированных курсах для переводчиков. Курсы, которые могут помочь вам развить специализацию в области перевода. В качестве координатора я возглавляю группу профессиональных переводчиков, которые знают отрасль, конечно, изнутри и могут предоставить вам курсы по широкому спектру тем. У вас будет возможность, например, выбрать специализированный курс перевода о локализации, юридический, медицинский перевод, CAT-инструменты и многое другое. С этими курсами вы научите специализированную лексику и нюансы различных культур, расширите ваши профессиональные возможности, улучшите языковые навыки и открыть доступ к новым специализированным областям. В то же время, те, кто стремится повысить свой профессиональный уровень, могут выбрать курсы, которые позволяют усовершенствоваться навыки. Кроме того, наши курсы предоставляются онлайн. Это значит, что это дает вам возможность учиться в удобном для вас темпе и в всякой точке в мире. Поэтому мы надеемся, что вы следите за нами, следите за развитием платформы и обращаетесь к нам за дополнительной информацией о предстоящих курсах. Большое спасибо за внимание и до скорой встречи. So, let's go to English. So, first of all, I want to welcome you to this brief presentation of the translation courses on the platform Universo Italia. But before that, I would like to introduce myself. My name is Cinzia Sani. I'm a professional translator with 26 years of experience. Today, however, I will speak as a trainer and coordinator of training for translators on the platform Universo Italia.
And specifically, I will tell you about our specialized courses for translators, who are specially designed to help you develop enhanced skills and specializations in the field of translation. As coordinator, I am leading a group of professional translators who know the industry inside out and can provide courses on a wide range of topics. You will have the possibility, for example, to choose from a selection of language-specific translation courses, from localization to legal and medical translation, CAT tools, and many more. These courses will give you the possibility to immerse in specialized vocabulary and know the nuances of various cultures, while also expanding your professional opportunities, improve your language skills, and assess new specializations. For those who want to elevate their expertise, we also offer highly advanced courses. Moreover, our courses are flexible and online, which gives you the possibility to learn at your own pace and wherever you are in the world. So, what else have I, can I say? Stay tuned, follow our platform, follow the developments and the opening of new courses, and do not hesitate to contact us if you need any more information about the upcoming courses. So, see you soon, and thank you for your attention. Perfect. Thank you to you, dear Cinzia. Very professional, very, you know, as a university teacher and trainer. So I really, we really appreciate your contributions to the project. So we hope that we will help many translators in the world to improve their way of translating, il mondo di tradurre, as I called him. No? Me, myself, I'm an examiner of translator. I know what it's about. So, we offer not only training seminar for teacher, but as you can see, also for translator. Thank you so much to Cinzia. Once again, thank you to Matteo that has to leave now, that remembers to share this video. And thank you so much. And then I would like to leave the floor. Thank you. Grazie Matteo. A presto. Grazie, bye, Matteo. Ciao. Grazie Matteo. Tante grazie. Quindi dottoressa Occhipinti, quindi la dottoressa Matteo è pronta per ricevere maggiori informazioni e magari chissà un domani scoprire il nostro universo e il nostro progetto. No? Quindi se volete potete comunicare prima di lasciare la parola a Brenda. Molto volentieri. Noi ci siamo trovati sia con Matteo che con la collega che lavora in Spagna, e stiamo ragionando sul fatto che bisogna costruire un percorso, quindi assolutamente d'accordo che manca una linea guida, mancano delle risorse, quindi le scuole sono molto in difficoltà, abbiamo preparato dei, diciamo, dei questionari di partenza per avere i dati e poi su quello cercare di utilizzare i materiali in modo che effettivamente siano dei percorsi e non semplicemente delle attività occasionali, per quanto belle e divertenti possano essere. Certo. Quindi volentieri, se è disponibile, ci troveremo prossimamente, avremo un incontro il 25 con la sovrintendenza degli studi della Valle d'Aosta, tanto per avere un primo campione e vedere se funziona. Sì, chiedo scusa grazie. Michela, un attimo la mia via. Perfetto, okay. Benissimo, grazie infinite. Susanna, Susanna che si occupa di geologia soprattutto, quindi grande e riconosciuta geologa nel mondo. Ok, mi limito a dire questo perché ci tengo, non per piaggeria, ma perché crediamo in quello che facciamo e cerchiamo di condividere quello in cui crediamo professionalmente, no? A nostro modo, e per cui abbiamo studiato tanti anni, ok? Tanti, tanti, tanti anni. E continuiamo a studiare e a imparare. Quindi non solo la scuola media, le scuole, ma anche e soprattutto la geologia, le scienze, la terra e tutte l'organizzazione dei giochi, no? Delle Olimpiadi, eccetera, eccetera. Quindi sono tante cose, dottoressa Matteo, che veramente possono essere utili a tutti noi, ecco, che non siamo del settore. Ok, e infine darei la parola a Brenda, in italiano allora, Brenda.
con gli occhi di una persona che oggi mi contatta e dice: vorrei perfezionare il mio italiano. Ma conosco già ungherese, francese e altri, inglese, appunto, Tedesco, slovacco slovacco. e Tedesco. tedesco, esatto. Quindi non poco, quindi multilingue, poliglotta, benissimo, ok? Quindi, e che collabora con uno chef di livello, Alvarez, che ha scritto libri, premiato in Slovacchia, riconosciuto come un bravissimo cuoco, che cucina e sa Sì. cucinare italiano ed è il punto di riferimento dell'Associazione Italiani nel Mondo in Slovacchia, no? Che è Esatto. guidata, creata dal dottor Vacca, che conosco e mi ha proposto di entrare nel circuito. Quindi, Alvarez, lui promuove la cucina italiana con successo da anni in Slovacchia e Brenda ha la fortuna di aver collaborato o assaggiato i suoi piatti, quindi in Slovacchia. E da lì forse è nato, chissà, no? L'amore per l'Italia. Brenda, allora, come vede questo progetto? Come vede la nostra offerta? Mi è piaciuto, non lo so se mi sente, se si sente. Sì, la sentiamo benissimo. Ok. Sì, come ho detto oggi, ho studiato italiano da sola e adesso sento che è arrivato quel momento quando devo migliorare il mio italiano. Allora io sono qua quasi come, tra le virgolette, un studente. Esatto, per studiare. E niente, ma soprattutto mi è piaciuto anche quell'applicazione mobile per i bambini, perché ho un Ok. figlio di 12 anni e Ok, benissimo, benissimo. Come lui Mila. parla slovacco, ungherese e inglese, Perfetto, ma voglio trilingue. che impara anche italiano. Italiano, esatto. Allora posso dire che sì, sono molto contenta, sono prima volta qua e faccio prima volta anche Zoom meeting. Mi vergogno un po' anche, ma Complimenti, che ha studiata da autodidatta, cioè senza corsi, senza guida, senza tutor. senza tutto, Cioè, ecco solo le canzoni di Eros Ramazzotti. per esempio, no? Per esempio, no? Ecco per esempio. Oh, bene, bene. Quindi sarà un piacere magari un domani essere magari la prima tutor dei propri figli, imparare insieme, studiare insieme a loro, grazie all'applicazione slovacca, che Sì. nasce in Slovacchia, di Milan, che ha una figlia di 12 anni e che vuole imparare l'italiano anche lui, oltre che Mattiei, credo, eh? I think that also Mattiei, you have three daughters, so one of them, maybe she, Yes. no? Watch, eh? She would like to Yeah, I got three tell you. daughters. Yeah, they are 11, 8, and 6. Two of them are going to primary school, and one is in the kindergarten. So I'm like a king, you know, Yes, three yes, only princesses women, and one king, between and women. also I got a queen, of course. Great, great. So, three people from Slovakia today, a record. So, very, very good. So, this is a little part, a precious part, and really the most important one today, that shared with you. Our team, international team of professionals, I really would like at the end just summarize our inter to present you our international team. So I'm going to share this with you at the end. So let me share the screen. Let's go to the Slovak. It's in 14 versions, this presentation. Let me share with you vision, mission, international team. So this is our vision and mission: to innovate, to internationalize, to promote, and to thanks to the international team. So that's me, that's Susanna Occhipinti, this is Stefano Piazza. That is Matteo Tirelli, that is Mattiei Dancio, you can see, that is Caterina Maiocchi, then Emina Ristovic, then Daniela De Marco, then Nicoletta. Okay, you will find also their qualifications and their positions within the Universo Italia, well defined and clear. So that's Michela Merlo, that's Cinzia Sani that you met. Today also that is Laura Cerqueti. She's a professional, she's an expert for what concern special educational need, you know, ADHD.
Then we have Dottoressa Giusy Anzovino, an Arabist. Okay, then we have Cecilia Morin, and then we have no photo about, we are waiting for a new beautiful photo of Susanna. Susanna, we are waiting for your photo. Susanna coming Mattoni soon. Is here. Okay, so, so you know, all of us, all the coordinating team presented, all the coordinating team. So, at the end, do we have any questions? Would you like to share something else with us? Susanna. One question. Yes. The platform. Yeah. Is the platform, so I understood that it is aimed also at adults. It's not only for children, isn't no, it? No, no. No, no, the platform is for everyone. Thank everybody. You for the question. I know that you know, but you gave me the possibility to explain, to share with you that the platform, as you can see, the online platform that we presented in a specific meeting, okay, the online platform, you can find the project, the innovate meters, all the language available, the main functions, the five programs, free programs. Yes, I know, exercise. Giovanni. Yes, sorry, but... I mean the yes, not the yes. platform, the target, you know, the application in progress. Okay. See, yes, this is only the beginning, Susanna. So we are working on children, but it will it's be extended progress. To active okay. elderly, to adults, to Thank professionals, you. Of course. Okay, so Perfect. Yeah, this yes. is very, very, very. This is to support also. Our project in Italy addresses to children in the Italian school, no? I schools, no? NAI students, no? New arrived in Italy. So we are starting to experiment for children, the access for children. Perfect. To support Thank our you. Project in Italy and in Spain, thanks to Michela. Sure. Okay? And stuff. So, okay. So that's... Yes. That's all. Okay. Bene, ok. I really would like to say to you thanks once again and invite you to the events that we will have the 20, the 8th on November, l'8 ottobre, the 8th on November, in which we, Cinzia Sani, I, Cinzia Sani, Matteo Terelli, we will speak about our training seminars. 60 hours, my 60-hour training seminars for teachers of Italian language for foreigners. So to improve how to teach Italian, as I told you, as I mentioned before, and Cinzia will present personally in person her project, and then Matteo will explain the content of the platform. Okay, all the resources of the platform. So we couldn't do this today. Okay, so. That's all. And then if there is someone, like before Dottoressa Matteo, that would like to share the project, maybe Daniela, you know someone in Rome. I know a lot of people, no? Direttori didattici, principals that could implement this project tomorrow in Lazio region in Rome. Okay? No? So that's all. Okay? Bene. So... grazie a tutti ancora. Grazie. È stato veramente un piacere. It was really a big pleasure, as always, a sincere pleasure to collaborate with you, to be inspired by you, and to create more added value to share with, especially, not only, but especially starting from the children. Very important. Okay, we start from there. Not from me. Grazie Giovanni. Ok. Grazie. Grazie a voi tutti. Grazie come Daniele. Sempre. Grazie a voi tutti. Buonasera. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Vicine lontani. Slovacchia, Romania, Copenaghen. Ok. Basta, Brenda. Ok. Susanna, sì. Imola. Brenda, where do you live? Brenda, in Chamorin, in Slovacchia. Ah. Chamorin, in Slovacchia.
Grazie anche alla Valle d'Aosta, bellissima, la dottoressa Occhipinti. E vi dico un'ultima cosa, dottoressa, avete scoperto che il governo italiano ha fatto già un accordo, Daniela, riguardo anche il settore di tuo marito, con dei medici indiani ai quali, Daniela, viene riconosciuta l'equipollenza totale del titolo. Ma sei to make so to involve Matthew in the Assistant conversation. So the nurse, Italian government, Indian Matthew, nurses. already the Italian government already signed an agreement between. I'm here, ma'am, listening. Look, the Indian listening in Italy. Okay, sorry. The Indian government and the Italian government to recognize totally. So a degree taken in India, a degree in medicine taken in India, they could. Okay, work now, from yesterday. They could work in Italy without no exams, but there is Susanna, this is very important, preconditions to make to attend an online course on platform. Daniela, it's a prerequisite. Just attend. Okay, I attended a course with Universo Italiano. Okay, so in that case, they could work in Italy. This is a condition, sine condition qua no. Better in another situation because just for not Italian people, so just for Brenda and Matei. Sorry. So I would propose to quit this event, and then if we won't continue, we can continue. No, okay. The problem Daniela, was so thank you so much. Just to close these registrations. Thank you to you. Bye. So see you Bye. The next Bye. time.